Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti se siete solo di passaggio. Ma se siete solo di passaggio e state cercando un canale in cui ci siano dei suggerimenti, delle idee, dei consigli su come insegnare l'inglese o una qualsivoglia lingua straniera al vostro bambino, siete sul canale giusto. Quindi pollice in su, like, iscrizione, campanellino, sapete quel che dovete fare. Agli altri, a tutti gli altri bentornati, sono molto contenta di rivedervi e sono molto contenta dei commenti positivi che mi state facendo o anche dei suggerimenti che mi date, quindi sono molto soddisfatta, ma si può sempre migliorare. Oggi di cosa parliamo? Ta-da! L'alfabeto. No, non vi faccio lezione, almeno non ancora, magari più avanti. Oggi parliamo dell'alfabeto perché parlando con alcune colleghe e con alcune anche mamme di bambini che frequentano il corso con me, sia in presenza che online, è salto fuori che poche persone, anche pochi insegnanti, hanno delle idee su come insegnare l'alfabeto oltre alla canzoncina. Quindi, ma ne abbiamo parlato tutti insieme. Mi ha detto: boh, in effetti, come si fa, come non si fa? Dei genitori volevano dei suggerimenti e quindi eccomi. Ovvio, lo dico spesso: i suggerimenti sono infiniti e voi potete prendere spunti ovunque. Prima cosa che consiglio: intanto procurarvi una cosa del genere. Questa non mi ricordo più se ho fatto la fotocopia ingrandita di un libro, probabilmente sì, e poi l'ho plastificata di un mio libro. Ho fatto la fotocopia ingrandita di un libro che ho in studio, ovviamente, l'ho ingrandita e poi l'ho plastificata. Però suppongo che in internet ce ne siano di ogni misura, ogni tipologia, coi disegni grandi, coi disegni piccoli, insomma, potete scegliere quello che volete. Il mio consiglio però è di stamparlo, fotocopiarlo a seconda dove lo vogliate prendere e magari averlo tutto su un foglio. So che esistono i poster, so che esistono le varie carte, però l'idea è proprio di avere uno strumento agile e pronto alla consultazione. Quindi su un foglio è carino abbinare direttamente il disegnino, però se ne trovano proprio fatti così perché oltre che carino e utile didatticamente parlando, così abbinano subito, i bambini abbinano subito la lettera all'animale o comunque all'oggetto. Cosa si fa poi con questo? Allora, intanto si può porre nel famoso angolo linguistico di cui abbiamo accennato in qualche video precedente, ma poi magari tornerò in maniera più specifica, su appunto che cos'è l'angolo linguistico. Quindi sempre appeso o appoggiato, non lo so, appoggiato così, appeso, un poster, quello che dove volete, insomma. Poi, ovvio, oltre la canzoncina è importante, quindi il mio consiglio è sempre partire dalla canzoncina, cantarla, far vedere le lettere e dirla anche piano, perché c'è un pezzo della canzoncina che va, mi sembra che sia questo, che va abbastanza veloce, poi i bambini per stare dietro al ritmo, per seguire il ritmo in maniera più corretta, si mangiano delle lettere, si mangiano delle parole, oppure uniscono la J con la G con l'H, mi sembra. Insomma, ci sono degli errori di fonetica che vanno aggiustati subito. Quindi la canzoncina va bene, non è da bocciare, va più che bene. In più, rallentarla la canzoncina, quindi impararla voi per primi e cantarla insieme al bambino, indicando le lettere. Può essere questo, può essere un poster più grosso, però indicare le lettere, proprio quella che si sta dicendo, la canzoncina, insomma, indicare la lettera che si sta pronunciando in quel momento. E questo è il primo step, è proprio la cosa fondamentale. Poi, questo può essere l'introduzione a dei giochi che verranno successivamente o anche nella stessa, chiamiamola lezione, nello stesso incontro, nello stesso appuntamento. Ci sono varie attività che si possono fare con le lettere a seconda dell'età anche del bambino. Quindi si può giocare al famoso gioco dell'impiccato,
se il bambino è più grande oppure se il bambino è solo anche in prima elementare, ma delle paroline le ha, le può anche controllare sul libro di scuola. Non devono per forza essere parole che il bambino sa a memoria o che appunto deve buttare fuori lui. Adesso l'obiettivo, ricordatevi, vi dico sempre, partite dall'obiettivo. L'obiettivo adesso è imparare l'alfabeto, quindi non state a esaminare o a controllare quante parole sa a memoria il bambino. No, le può controllare, le può guardare, le può cercare direttamente sui libri che ha a disposizione. Se avete dei libri in inglese, se avete la loro grammatica, il loro libro di testo delle elementari, lo sfoglia e decide che parola, con che parola giocare. Ovviamente dovete giocare anche voi, quindi ci sono i 2 turni, i 3 turni a seconda di quanti siete in famiglia e si gioca al classico gioco dell'impiccato. Fare sempre dire al bambino la lettera e anche voi, quindi c'è la A, c'è la B, ovviamente in inglese is there A, is there I, is there a T, eccetera, eccetera. Magari scrivere su un foglio grosso, non pretendo che abbiate la lavagna a casa, però scrivere su un foglio grosso con dei pennarelli per renderlo proprio un po' più allegro, più veloce, più colorato anche. E così si imparano, si ridicono le lettere non nell'ordine stabilito dell'alfabeto. Un altro gioco potrebbe essere quello delle cards. È storta quello del cazzo, vi l'avevo già anticipato già in un altro video e magari vi metto il link o il link sotto o l'info box sopra, ci penserò, dove appunto in quel video parlavo proprio di come lavorare sulle immagini. Adesso il lavoro è inverso, come lavorare sulle parole usando le immagini. Quindi qui abbiamo per esempio car, chiedete al bambino: car, qual è la lettera d'inizio di car? Car con cosa inizia? Se il bambino lo sa, bene, se non lo sa, lo dite voi senza sgridarlo, mi raccomando. Sì, e si scrive una bella sì. Sì, like car. E poi si inizia a dire che altre parole ti vengono in mente con la C, con la C in this case, e fate l'elenco e voi le dovete scrivere. O se il bambino lo sa ed è particolarmente, non lo so, incuriosito da questa attività, magari effettivamente vuole scriverle lui. Un'altra attività, i miei bambini si divertono tantissimo, durante tutti i corsi, lo faccio anche in prima elementare, lo spelling time. Hanno un libretto, ho fatto loro un librettino, un quaderno qualsiasi, e all'inizio della lezione si inizia proprio con lo spelling time. Hanno a disposizione questo. Faccio girare delle parole, delle text card, sono delle parole precedentemente preparate da me, ma perché vabbè io lo faccio di lavoro e la mia lezione quindi è già un pochino strutturata, fortunatamente essendo il mio lavoro. Quindi ci sono delle carte, anche del vocabolario che abbiamo già fatto, con le parole scritte, possono essere colori, possono essere cibo, quello che si vuole. Faccio passare le carte o comunque ognuno pesca una carta e deve fare lo spelling agli altri e gli altri devono scrivere. Devono scrivere però quello che sentono. Se il bambino, se gli altri bambini intuiscono la parola e tendono a scriverla tutta giusta, ma il bambino che sta facendo lo spelling dice la lettera sbagliata, gli altri devono scrivere la lettera sbagliata perché è un esercizio di dettatura. Quindi è carino farlo anche, declinarlo per la famiglia. Non c'è la classe, non c'è il gruppo di bambini, ma magari c'è il fratello, la sorella, la mamma, papà e si fa tutti insieme. Un altro gioco, non dico l'ultimo perché, ripeto, sono tantissimi, un altro gioco può essere proprio delle lettere a caso, si pescano, io qui la borsettina, ma possono, ci sono in commercio anche dei dadi, si pesca la lettera, in questo caso I, e si buttano lì tutte le parole che vengono in mente che iniziano con la I. Tutte, tutto quello che vengono in mente, insomma, si possono scrivere, invece si possono dire come più credete. E poi sono infiniti. Poi, se ve ne vengono in mente alcuni che non ho detto, se avete altre idee, se volete il nome della canzoncina, non ve l'ho detta, ma è talmente famosa che si trova ovunque, potete benissimo scrivermi.
sotto nei commenti, anzi commentate, ditemi cosa ne pensate di questo argomento. Se vi è piaciuta questa tipologia di video, ne faremo altre, ditemi un po' gli argomenti magari che volete sviluppare o che volete affrontare col vostro bambino, così vi do dei suggerimenti e raccontatemi quello che state facendo. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Per oggi è tutto. Ho ricambiato postazione, avete visto? Ho cambiato setting, non sono un po' incerta, però magari da settimana prossima torno in studio, quindi vediamo, vediamo. Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!